Ciao a tutti e bentornati su Equestrian The Game. Come avete visto, è appena uscita la 12ª stagione che ci riporta nelle Highlands scozzesi, esattamente come l'anno scorso in questo periodo. Ma non sono qui oggi per mostrarvi questa stagione, perché è ovviamente il remake di una stagione già passata, ma perché in questo aggiornamento ci sono un sacco di novità oltre alla nuova stagione. Novità che riguardano appunto tanti sistemi di gioco che usiamo tutti i giorni. Mi scuso per la mia inattività di questo periodo, ma sono davvero molto impegnata, quindi per me è molto complicato riuscire a fare video, ma questa volta ci sono riuscita. E niente, se vi ricordate dalla scorsa volta eravamo rimasti che avevo fatto accoppiare dei miei cavalli e volevo farvi vedere in questa parte il risultato. Quindi adesso andiamo subito nelle stalle e ve li mostro. Allora, i cavalli della prima sezione delle stalle sono sempre gli stessi, ovviamente, dello scorso video. E adesso andiamo nella sezione 2 dove ci sono appunto i nuovi cavalli. Questi sono sempre gli stessi. Arriviamo in fondo, ma sono tra gli ultimi arrivati, ma vi avevo già fatto vedere nello scorso video. E anche World Class Sinner, se non ricordo male, ve l'avevo mostrato già in un altro video, nel video precedente. Accanto a lui c'è Morrison, che è uno dei tanti risultati dei successivi accoppiamenti che ho fatto dopo quelli del video, perché sì, sto cercando di fare un esperimento di ricreare la mia cavalla, che è un'anglo-araba. Questa razza ovviamente non esiste su Equestrian Game, questi appunto sono gli incroci che ho fatto dopo di quelli del video per arrivare a lui. E lui, vedete, è un po' frisone, un po' arabo, un po' Swedish Warblood, perché stavo cercando di ricreare la mia cavalla, ma ahimè, lui è venuto maschio. Quindi, neanche mi piaceva moltissimo, ho scelto di farlo incrociare con Mariam, che è una cavalla araba, anche lei baia, che ho preso al mercato. E quindi cercheremo adesso di vedere se quest'ultimo accoppiamento che ho fatto fra loro due ha avuto successo. Prima di andare a vedere l'area di accoppiamento, però, c'è una parte molto importante di questo nuovo aggiornamento che riguarda il mercato. Come sapete, ultimamente era stata aggiunta la possibilità di aggiornare il mercato automaticamente usando denaro, però è aumentato il prezzo a 2.800 crediti. Siccome era veramente molto alto, i creatori di questo gioco hanno deciso di aggiungere la possibilità di guardare una pubblicità, un breve video per aggiornare automaticamente il mercato. Hanno deciso di aggiungere la pubblicità perché appunto, ecco, a loro conviene fare così, però per fortuna non è quella solita pubblicità invasiva che siamo abituati a vedere nei giochi, ma si può scegliere se guardarla o meno in cambio di ricompense. Stessa cosa accade anche nel centro di accoppiamento, appunto, dove adesso ne approfitteremo per andare a vedere il puledro che è nato da Morrison e da Mariam. Eccoci qua, è una femmina, ok, è una femmina e devo dire che assomiglia, anche se pur vagamente, alla mia cavalla, quindi ok, sono molto soddisfatta anche del fatto che abbia una balzana sull'anteriore destro, esattamente come la mia cavalla, anche se la mia c'era molto più piccolo. Quindi direi di dare immediatamente il nome Morgana a questa cavalla, andiamo subito a provarla sperando che appunto mi piaccia e che possa essere una valida sostituta alla mia cavalla reale in questo gioco. Nel frattempo andiamo a farvi vedere anche come funziona adesso il breeding, perché qualcosa è cambiato. Ad esempio, proviamo a far incrociare la mia cavalla Cheyenne con World Class Sinner, che è uno degli ultimi stalloni che ho appunto preso, ve l'avevo fatto vedere nella scorsa parte, come vi dicevo prima. E vi faccio vedere questa particolarità. Adesso l'accoppiamento, diciamo, dura solamente 30 secondi, quindi lo stallone sarà occupato soltanto per 30 secondi e non più per 4 ore come avveniva una volta. Quindi questa è una grande svolta per il gioco perché ci consente di fare più cose senza tenere troppo occupati i cavalli. Ma questa non è l'unica cosa nuova di questo nuovo breeding che hanno aggiornato. C'è un'altra cosa molto importante che riguarda appunto la gravidanza. C'è sempre la possibilità di skippare la gravidanza con 19 e-coins, ma come vedete a sinistra c'è anche qui la possibilità di guardare dei video per ridurre il tempo di gravidanza. Come vedete anche qui, guardando un breve video, possiamo skipparla. Possiamo guardare fino a 10 video e ovviamente, come vedete, guardandoli tutti, teoricamente avremo ridotto il tempo di gestazione a 6 ore e 13 minuti, quindi un'ottima cosa per quanto riguarda questo nuovo aggiornamento. Bene, adesso è arrivato il momento di raggiungere di nuovo le scuderie perché andiamo a provare la mia nuova cavalla, che altro non è che la copia in versione Equestrian The Game della mia cavalla nella realtà.
Se ancora non l'avete vista, vi consiglio di andarla a vedere, vi lascio qua su nelle i il video nel mio secondo canale. Eccola qua, è venuta fredda, non è proprio uguale a lei, e soprattutto è 1,51 m dal garrese ed è anche troppo bassa. Però ne approfitto per farvi vedere i miei nuovi completi da equitazione. Abbiamo appunto questo nuovo completo verde per l'allenamento e andiamo a impostarle già al solito per la gara, nel suo caso calma perché è una cavalla fredda, altrimenti cambia la testiera. E ecco, qui abbiamo il mio nuovo outfit per le passeggiate. Andremo a vederlo subito nella nuova area cavalcabile, che è la stessa della stagione dell'anno scorso delle Highlands, che però adesso è di nuovo disponibile grazie al nuovo aggiornamento. Ok, allora devo dire che questa versione di Morgana, a parte la coda intrecciata che non so voi ma a me non piace per niente in questo gioco, questa versione di Morgana non è così malvagia, mi piace, peccato che è un po' piccolina e anche l'outfit non le sta così male. Adesso partiamo subito alla volta delle Highlands e niente, mi sembra che sostanzialmente l'area di cavalcata è la solita. Cambia che hanno cambiato un po' gli effetti dell'erba e l'hanno un po' ingiallita, anche gli alberi, ma secondo me non ci sta molto bene, perché sì, è fatto bene, non lo metto in dubbio. Però, ecco, essendo che qua piove sempre ed è molto umido, è un po' improbabile che l'erba appunto diventi così secca. E, non so, le piante magari che perdono le foglie a autunno è più probabile. Ma l'erba così secca, sinceramente, non mi sembra molto realistica, perché non penso che nelle Highlands l'erba riesca a seccare vista la quantità di acqua, appunto, di pioggia che c'è sempre. E niente, adesso continuiamo ad esplorare un po' la zona e vediamo se ci sono dei cambiamenti rispetto alla precedente versione. Ok, il mare è sempre il solito, io spero ancora di trovare il famoso mostro di Loch Ness che qualcuno ha trovato nella scorsa edizione, ma non sono stata così fortunata, quindi vedremo se questa volta ci riuscirò. E adesso andiamo a vedere il castello, perché scommetto che di nuovo non si apre e si potrà visitare come l'anno scorso soltanto nel periodo di Halloween. Sì, il castello è ancora nel solito posto dell'anno scorso e la pioggia anche è sempre la stessa, questo non ve l'avevo detto ma penso che l'avevate notato anche da soli. E niente, ovviamente il cancello è chiuso. Ci sono ancora anche le solite caprette, che sinceramente pensavo che stavolta le avrebbero fatto un po' meglio, ma in realtà sono ancora le solite capre con delle animazioni un po' strane, e qui c'è sempre il solito campo ostacoli e ne approfitto subito per vedere un po' come salta questa cavallina. Sono molto indecisa se tenerla o meno in realtà, perché come vedete ok, non sgroppa tantissimo, però è fredda, va mantenuta sempre al galoppo o comunque alle andature, altrimenti rallenta da sola, e tiene le orecchie indietro perché non vuole essere infastidita, appunto, non vuole essere spinta troppo con le gambe. Però è un po' un controsenso, perché se non si fa questo la cavalla non va. Quindi ecco, spero che non si arrabbi troppo, a quel punto ecco potrebbe diventare ingestibile ad esempio durante una gara. Però ecco, valuterò il da farsi se in futuro riprovare a fare altri incroci con gli stessi genitori e vedere un po' se viene una versione diversa di Morgana. Per il momento questa mi piace molto e per ora penso che la terrò. Come vedete, nonostante non abbia mai saltato in vita sua, sta saltando veramente molto bene e non me l'aspettavo, perché di solito i puledri quando li fai saltare per la prima volta rifiutano sempre. Quindi sì, sono veramente contenta di questa cavallina e mi piace molto anche il fatto che in questo gioco comunque il carattere sia così forte. Ho visto che in futuro dovrebbero modificare anche la posizione delle gambe del cavaliere in base alla sella che viene utilizzata, ad esempio le staffe più corte se si usa una sella da salto e l'arcione un po' più largo se si montano dei cavalli grandi. E di conseguenza la sella si adatterà di più ai pony o comunque alla stazza del cavallo. Non so se ancora questa cosa è stata messa, io sinceramente non ho notato molte differenze, però ecco, questo per farvi capire un po' su cosa stanno lavorando ultimamente a The Quest End Game. Direi che la nostra cavalcata con Morgana può finire qua, abbiamo di nuovo visitato le Highlands come era successo l'anno scorso e adesso vi faccio vedere una cosa che hanno aggiunto anche questa con questo nuovo aggiornamento. Allora, alla fine della cavalcata noi ovviamente vedremo le ricompense, ovvero le statistiche che sono aumentate grazie alla cavalcata. In questo caso vediamo tantissima mentalità. Una volta finito possiamo moltiplicare le ricompense ottenute in questa passeggiata di nuovo con un video.
Ed ecco qua che le statistiche continuano a salire, quindi questo è un ottimo strumento da utilizzare per incrementare il successo appunto del nostro addestramento e diciamo crescere più velocemente. Quindi questa è un'ottima cosa che hanno aggiunto con questo aggiornamento. E siamo tornati qua alle scuderie per concludere questo video, ma in realtà non ho ancora finito con voi perché voglio fare un'ultima cosa con cui vi lascerò per poi rivederci alla prossima parte, ovvero di nuovo proveremo a fare degli incroci. Ok, qui come prima abbiamo lasciato la nostra Cheyenne e adesso andiamo di nuovo a scegliere i genitori di Morgana, Mariam per quanto riguarda le giumente e Morrison per quanto riguarda i maschi. In questo modo voglio tentare di rifare un'altra versione di Morgana diversa da quella che è venuta per vedere un po' se possa venire in modo diverso, in modo migliore. E con questi due incroci appunto che stanno per nascere ormai, vi lascio al prossimo video. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando non dimenticate di seguirmi su tutti i miei canali social, quindi Instagram e TikTok e il mio secondo canale che trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. E niente, noi ci rivediamo a un prossimo video, ciao!